questa settimana. Siamo su Nessus, tomba dello scrutatore, stesso posto di sempre. Lo trovate qui sopra l'albero, voi spawnate lì in fondo, vi fate un pochino di strada, salite su e lui c'è qui che questa settimana ci vende. Oh, attenzione, si vola. Io vado dritto su un pezzo che potrebbe essere interessante, vediamo come sono le stats, raga. A occhi chiusi. Peccato. Peccato. Trasversivi male. Cioè, buoni per lo stregone. PV pari, ovviamente. Beh, in realtà qua anche qualcosa in PvP si può fare. E in PvE. Velocità di scatto aumentata. Dopo un breve periodo di tempo la tua arma equipaggiata si ricarica automaticamente. Quindi è utile anche, per esempio, per ricaricare armi a colpo singolo come i lanciagranate. Circento fluimucil trattino basso. Coniglio di Giada e S e HH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 
che c'era già due settimane fa. Ne abbiamo già parlato recentemente comunque. Infliggere dei colpi al corpo in serie aumenta i danni inflitti dal successivo colpo di precisione, cioè in testa, e fa tornare i colpi nel caricatore. In più c'ha proiettili a calibro elevato che fanno barcolla ai nemici e ci fanno flinciare. Non è malvagissima, però stiamo parlando comunque di una ricognizione a 150 che, insomma, sapete anche voi, in crogiolo in questo momento non è che siano il massimo, però per alcune mappe si può usare ed è anche forte, quindi scelta vostra. Comunque è un'arma anno 1, stravecchia, quindi se non ce l'avete prendetela soltanto per collezione, potete provarla, ma in PvE direi che non è proprio il caso, perché non... usare il coniglio di Giada non mi sembra per niente una buona idea. Peccato per i sintocipiti, altra buona esotica per il titano, che però hanno penso il peggiore che abbiamo mai visto da Xur, signori. 59 con delle stats orribili. Però aumenta l'agilità del corpo a corpo, se circondati i danni del corpo a corpo e della super aumentano. Una buona esotica in PvP, se la volete usare naturalmente avrete moltissima agitata in più per dare i vostri cazzotti dopo aver scivolato e sparato con il vostro shotgun da titano. In PvE in realtà il danno della super si è aumentato, però dovete essere circondati, insomma è un po' più un casino, non che non si possano usare, ma di certo in PvP sicuramente hanno più spazio e sono quelle che vanno. Io per la maggiore non lo so, perché comunque ce ne sono un po' di esotiche per il titano che vanno bene, però io ogni tanto le uso, non sono male, quindi potete comprarle anche se le stats non sono sto granché. Poi abbiamo le maniche elettrotruccate. Questo è un pezzo che vi avevo fatto vedere anche in una build, mi sembra, di Shadowkeep, no? Non mi ricordo, forse sì, una di quelle season, che si va ad incastrare alla perfezione con una mod di carica di luce, mi sembra da vuoto, quindi qua non ve la posso far vedere, che aumenta il danno delle armi da supporto, perché questa esotica ha supporto a molla, aumenta la velocità di estrazione e di ricarica delle armi da supporto, quando si è gravemente feriti passare ad un'arma da supporto non aumenta i danni, quindi potete andare a fare un mix di cose con quella mod lì per fare una build incentrata sulle armi da supporto. Questa season ci sono i colpi per gli inarrestabili, quindi proprio se volete quello è un pezzo per fare una build incentrata sulle armi da supporto, quindi ci potrebbe anche stare. Roll mi è sembrato decente, no non è vero, non lo è. Per il cacciatore è abbastanza bad, recupero 2, intelletto 7, fa schifo, fa schifo. Però se volete potete giocare su quella roba lì e farvi la build sulle armi da supporto, quindi un Oxur decente. Peccato per i roll, perché i trasversivi sono, secondo me, è l'unica esotica che uso per lo stregone in PvP, sintocitivi non proprio l'unica per il titano ma altrettanto forti. Questa per la build e con io di Giada per le collezioni. Peccato per i roll, raga, perché le esotiche non erano brutte, eh. C'è stato di peggio. C'è stato di peggio.